Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella mod di vita da gangster, quindi avete presente dove siamo, no? Alla Malibu. Ma CJ la conosce, i Ballas la conoscono tutti ragazzi, quindi non conviene più. Soprattutto per il fatto che abbiamo il figlio e non vogliamo che gli succeda niente ragazzi. Infatti adesso vi faccio vedere giù, c'è Francesco appunto che ci sta aspettando, c'è anche Tracy e poi abbiamo la Rolls Royce Cullinan. E andiamo in questa nuova casetta ragazzi, sempre sulle colline di Vinewood, che è veramente bella. Comunque andiamo, tanto siamo pronti a partire. Vi faccio pure vedere come è cresciuto Francesco. Allora scendiamo, la lasciamo così perché non la stiamo vendendo, non abitiamo più qua ed è molto meglio. Vediamo un po' se sono pronti. Ok, questa qua è la cameriera, va bene. Ed eccoli qua, guardate là Francesco, è cresciuto ragazzi. Tracy, Francesco, eccolo qua. Vedete come sta diventando grande? Ci sta ragazzi, veramente un bel bambino. Comunque, eccola qua, la Rolls Royce Cullinan ragazzi, veramente una bestia di macchina. Ho scelto il meglio stamattina per spostarmi, guardate qua che bestione. Con tutte queste sigle Hermes, vado. Rolls Royce Cullinan Hermes, guardate qua gli interni, tutti di lusso, stralusso ragazzi, proprio da far schifo ai poveri. E poi qui possiamo pure tirare fuori i divanetti, ci possiamo sedere, vi faccio vedere . Guardate qua ragazzi, guardate qua il lusso, guardate qua i soldi cosa possono comprare, una roba assurda. Perfetto, ok ragazzi, eccolo là e siamo pronti ad andare. Andiamoci a vedere questa nuova casa che diciamo in questi giorni ho comprato ragazzi. Ho già fatto mettere tutto, macchine, moto, c'è veramente di tutto in questa casa qui. È la miglior cosa da fare perché, ripeto, è una villa comunque che conoscono tutti. Quindi potremmo aspettarci attacchi improvvisi e non ne vale la pena secondo me. A questo punto meglio cambiare, almeno per avere una sicurezza in più e stare tranquilli. Però diciamo, se devo stare là ragazzi dove stiamo adesso dietro, no, e dormire con un occhio chiuso e un occhio aperto, chi me lo fa fare? Tanto vale che abbiamo casa, abbiamo i soldi e appunto chi si è visto si è visto. Ok, andiamo avanti, vediamoci pure gli interni di questa. Sì ragazzi, Rolls Royce, mamma mia, stiamo girando in una macchina bellissima, che poi è pure un bel SUV questo qui. Vabbè dai, mettiamo pure un bel tasto sport, pure se questa qua è pesante ragazzi, però diciamo qualcosina sa farlo anche lei, quindi. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Wow. Sì dai, la potenza ce l'ha pure questa macchina qui, pure i freni soprattutto. Quindi questa è una specie di tour della casa ragazzi. Poi avete visto Francesco sta crescendo. Vediamo cosa gli faremo fare, comunque i regali che gli faremo, le scuole a cui lo scriveremo, tante tante cose. Andiamo di qua. Dovremmo essere arrivati, siamo quasi arrivati. Si inserisce pure bene, sto SUV è pesante ragazzi, tutto quello che volete, però viaggia di brutto. Fate passare. Ok. That's dumb luck right there. Buono così. I 400 metri, vediamo un po'. Si dovrebbe pure già vedere la casa. Ok. Gira di qua. Guardate qua ragazzi, guardate qua che bellezza. Guardate qua che bellezza, tutto nostro qui, tutto nostro. Perfetto. Vedete voi che fate, mi faccio un attimo un giro. Comunque guardate quanto è grossa ragazzi da qua, tutto fatto apposta per noi, tutto progettato apposta per noi. Ma adesso andiamo dentro, vi faccio vedere bene. Allora, l'ingresso lo possiamo usare anche da qui, è la stessa cosa. Ok, allora qua si entra ragazzi ed ecco come si presenta per iniziare. Quindi questo qua è il primo piano, no? Il piano inferiore. Abbiamo tutte queste cose qua bellissime, vedete? Salone,
con quadri qua con le Lamborghini. Da questa parte qua abbiamo tipo una specie di sala bar, vedete? Dove ti metti qua, ti prendi la birra, il biliardo, qua vedo delle moto là sopra. Che figata. Di qua pure salottini, tavoli vari, la cucina ovviamente che non può mancare, ragazzi. Vediamo un po' il balconcino di tutto rispetto. Oh, possiamo spiare la gente da qua. Qua ci vengono un sacco di tipe. Figo. Andiamo di qua. Abbiamo detto che diciamo si sale da questa parte qui. Perfetto. Ok. Boom, ragazzi, guardate qua, guarda. Tutte moto parcheggiate, tutte mie, le hanno portate qua. Salottino pure qua, quindi abbiamo detto un balconcino. Sala computer. Ottimo. Palestra. Ah, ok, camera da letto. Bagno privato. Perfetto. Abbiamo il balcone. Sì, il balcone è sempre permette, ragazzi. E tu ti metti qua, facci vedere. Ti metti qua. E fai così. Perché poi qua veramente ci viene un sacco di gente. Ah, la cassaforte che non può mancare, perfetto. Andiamo avanti. Saliamo sopra. Sopra pure è figo, ragazzi. Sopra pure è figo. Vedete? Camera da letto. No, 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 salotto. Camera da letto, salottino. Camera da letto. Quindi questa è proprio una specie di suite. Ok, quindi questo qua è proprio tutto il piano dedicato a te. E a questo punto mi prendo questo, quindi, perché guardate qua. Cioè si vede proprio che è una stanza tutta aperta, bella. Quindi salottino, camera da letto. Poi qua possiamo uscire. Tappeto McLaren addirittura. Possiamo uscire, possiamo giocare a golf. Ragazzi. Vi dico solo questo. Guarda qua, a golf possiamo giocare qua sopra. Quindi sì, è chiaramente la casa nostra questa. Cioè la stanza nostra. Bagno privato, perfetto. Ok, ok, ok. Saliamo ancora più sopra, vediamo dove ci porta. Penso sulla terrazza. Eh sì, la terrazza che giustamente c'è l'elicottero, ragazzi. Ma non un elicottero normale, un Buzzard. Mamma mia. Devo fare un bel tuffo, sinceramente. Ma non penso che ci riesco. Ok, scendiamo, vediamo un attimo dove sono tutte queste moto parcheggiate. Comunque figata assurda, ragazzi. Ma giusto per stare tranquilli, non è che ci serviva una casa, ripeto, non è che ci serviva una casa. Ma per stare tranquilli ho preferito fare così. Allora, vedete, qua si esce. Abbiamo tutte le moto qua sopra, che sono belle. E qua sotto, se non sbaglio c'è il garage. Eh sì, e qua ragazzi, come vedete, c'è il garage. Possiamo mettere poi la macchina qua. Possiamo salire di qua addirittura. Quindi non lo sapevo, non l'avevo visto prima. Sì, c'è questo ingresso pure da qui. Buono. Niente, si sale qui. Abbiamo le moto, come vedete. Adesso ve la faccio pure vedere dall'alto la casa che merita. Eh sì, ragazzi, guardate qua dove siamo. Guardate qua dove siamo. Siamo proprio in un posto sicuro. In un posto sicuro e poco visto. Quindi è questo quello che conta. Quindi ragazzi, questo qua è un video di aggiornamento per farvi vedere che ci siamo spostati. Qua c'è Francesco, come vedete, che sta crescendo. Lo faccio pure vedere bene. Vedete, sta crescendo. Bello, bello. Ci sta. Faremo tante cose con lui. Questa è la casa che vi ho fatto vedere. Sicuramente poi gli farò il regalo pure a lui, ragazzi, pure a lui. Gli volevo regalare la mini moto, sinceramente, però ho visto che è ancora troppo piccolo per salirci, perché sennò gliel'avrei regalata, ragazzi. Facciamo risalire. E adesso ragazzi noi ci andiamo a fare un giro con loro. Quindi alla fine sì, ok, la casa. Però non è che ci siamo sempre in casa noi. Volevo solo capire quell'ingresso. Ah, volevo solo capire. Ok ragazzi, quindi si trova di qua. Perfetto. Almeno questo voglio capire. Ok. Ah, eccolo qua. Ed è fatto, ragazzi. Ed è fatto. Posto. L'unico problema è perché gioco sto sub. Capito? Ah beh sì, è possibile. Comunque ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Arriviamo a 1000 like, ragazzi, che facciamo belle cose qua in questa serie.
ritorniamo come i vecchi tempi, da soli, senza nessuno, senza altre voci, capito? Fatemi sapere cosa ne pensate. Con questo è tutto e ci sentiamo alla prossima. Bella.